Buongiorno, sono qui con Francesco Minonne, responsabile del Parco Naturale Costa Odranto, Leuca e Tricase, Bosco Tricase. Quindi che cosa ne pensa di questa iniziativa, di questo Mondiale Under 18 che faremo il prossimo 24 giugno? Sì, beh, noi sosteniamo molto questo tipo di iniziative perché sono quelle iniziative sportive, anche con un risvolto turistico naturalmente, che sono compatibili con un'area protetta. Sono lo sport quello non motorizzato, e per cui l'area protetta ha tutto l'interesse di fare in modo che queste aree vengano fruite con questo tipo di approccio, che è legato quindi alla salute e all'ambiente in particolare. Bene, sappiamo poi che ovviamente la Costa Odranto fino a Leuca prende quasi 50 km il nostro territorio, abbiamo quindi le querce vallonee, vari musei ipogei, quindi ci sono parecchie ovviamente siti da visitare. E con queste iniziative noi cerchiamo ovviamente di promuovere il territorio anche per far conoscere non solo i salentini ma anche ovviamente a tutte le nazioni che verranno qui il 24 giugno questi siti. Lei cosa ne pensa? Sì, assolutamente, il parco, come diceva lei giustamente, sono oltre 50 km di costa, è una costa che ha una sua omogeneità territoriale perché è una costa rocciosa e quindi ben caratterizzata, ma nello stesso tempo all'interno di questa costa ci sono delle emergenze naturalistiche, faunistiche e in generale geomorfologiche che la rendono unica. Visitare la costa oltre le mete un po' più gettonate è un aspetto di sicuro interesse e di fascino. Quindi benvengono insomma questi ragazzi e quindi organizzeranno sicuramente qualche escursione per fare, oltre a conoscere solo il percorso, anche il nostro territorio. Certo, tutto l'intorno, anche Gagliano è una perla da questo punto di vista, che offre spazi a diversificare la sosta e la permanenza in questo territorio. Grazie dottor Minonne. Grazie a voi.